A tutti. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi continuiamo con alcuni esercizi che riguardano la statica e la dinamica del punto materiale. Se siete nuovi vi invito a iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati per i prossimi video che usciranno. Inoltre, se volete vedere qualche argomento in particolare, scrivetelo pure sotto nei commenti. Noi iniziamo con il primo esercizio. Allora, il primo esercizio dice una cassa di massa M. 15 kg è poggiata al suolo ed ha un coefficiente di attrito statico di 0,5 con il suolo. Qual è la minima forza necessaria a spostare la cassa se tale forza viene applicata su una faccia laterale e forma un angolo di 25 gradi con il piano orizzontale? Allora, innanzitutto immaginiamo proprio lo schemetto: quindi la cassa viene appoggiata al suolo ed ha un coefficiente di attrito statico. Quindi vuole sapere qual è la minima forza per spostare la cassa se questa forza però viene applicata su una faccia laterale e forma un angolo di 25 gradi. Immaginiamo che la forza sia questa che io vi ho disegnato qui e formerà ad esempio col piano orizzontale un angolo, ad esempio θ, di 25 gradi. Se la forza applicata è uscente, allora possiamo scrivere che la reazione normale vale ovvero N1. Uguale a m per g meno la forza 1 per il seno di teta. Però noi possiamo anche imporre, siccome vi è questo coefficiente di attrito statico, andremo a scrivere che mu di s per n1 è uguale proprio a mu di s per quello che abbiamo scritto qua. Quindi m per g meno forza 1 per il seno di teta che risulta essere sicuramente minore o uguale di f1 coseno di teta. Quindi l'estremo superiore Varrà proprio, ovvero andiamo a scrivere F1 uguale. Andiamo a scrivere proprio che modi s per m per g fratto il coseno di teta più mod di s per il seno di theta. Quindi questa è proprio la forza, ma forza uscente. Andiamo a fare i calcoli e vediamo quanto esce. Allora, abbiamo 0,5 per la massa che è 15 kg per 9,81 m fratto secondo al quadrato, tutto fratto il coseno di 25 gradi più 0,5 per il seno di 25 gradi. Otteniamo che questa forza uscente varrà proprio 66 N. Invece, supponiamo che la forza risulta essere entrante, quindi la forza Applicata entrante, quindi la normale che noi ora scriveremo come n2 è uguale a mg più F2 per il seno di teta. Quindi non sarà più meno la forza, ma avremo più forza. Quindi, ma la formula se vedete e la possiamo confrontare subito: non sarà più negativa, ma la mettiamo positiva. Dobbiamo fare la stessa identica cosa, quindi andremo a moltiplicare per il coefficiente di attrito statico, quindi mu di S per N2 che è uguale a mu di S per Mg più F2 per il seno di teta che sarà minore o uguale di F2 coseno di teta. Quindi stessa cosa, F2 è uguale, abbiamo la stessa formula proprio, coefficiente di attrito statico per M per g per coseno di teta in questo caso però qua vi sarà un meno coefficiente di rattitolo statico per il seno di teta facendo i calcoli invece in questo caso la forza quando noi come dicevo prima è una forza entrante sarà di 106 newton e quindi queste sono le due possibili forze che possiamo applicare sulla faccia laterale di questa cassa. Passiamo a un prossimo esercizio. Allora, dice, su un piano orizzontale è appoggiata una piastra quadrata di massa M2, che però risulta essere ferma. Il coefficiente di attrito radente piastra piano vale M2. Sulla piastra viene posto un corpo di massa M1 che si muove con velocità iniziale in modulo DB che risulta essere però parallela ai lati della piastra. Il coefficiente attrito corpo-piastra è invece m1. Quindi vuole che commentiamo la relazione che deve esistere tra le varie masse, quindi m1 e m2, tra i coefficienti di attrito m1 e m2, e il modulo di V, purché la piastra si vada a muovere. Poi successivamente trovare la distanza x1 percorsa dal corpo sulla piastra prima di fermarsi. La distanza x2 è percorsa dalla piastra sul ripiano prima di fermarsi. E qui ci ha dato i nostri dati. Allora, possiamo dire che fino a quando il corpo 1 è in moto rispetto alla piastra, su di essa agiscono due forze, ovvero abbiamo la forza 1 che risulta essere in modulo uguale a Mo1, m1 per g che risulta essere uguale e contraria alla forza di attrito radente questa forza viene proprio originata dal moto del corpo sulla piastra e poi abbiamo un'altra forza che risulta essere la forza di attrito radente che si oppone però al moto della piastra e noi lo possiamo scrivere come F2 sempre in modulo che sarà uguale a meno mu1 m1 per g che come dicevo si oppone alla forza che causa il moto e quindi metteremo questo meno allora Ora però ci dobbiamo rifare all'equazione della dinamica, ovvero che M1A1 sarà uguale a meno il coefficiente di attrito radente per M1 per G. Stessa cosa anche con M2, quindi con la massa 2, quindi massa 2 per A2 è uguale alla stessa formuletta della forza 1, quindi ci andiamo a riscrivere semplicemente la forza 1, meno il coefficiente di attrito radente radente per la somma delle due masse, quindi m1, m2, tutto per g. Quindi dalla prima ci possiamo ricavare a1, anche perché nella prima equazione la massa 1 la possiamo semplificare e quindi a1 lo scriveremo proprio come meno il coefficiente di attrito per g. Il coefficiente di attrito 1 era proprio meno 0,6 per g che è 9,81 metri fratto secondo al quadrato. Facendo i calcoli otteniamo meno 5,88 metri fratto secondo al quadrato. A questo punto abbiamo A1. Possiamo andare a ricavare A2 invece dalla seconda equazione. Quindi andremo a scrivere che 2 sarà uguale a andiamo a fare tutti i passaggi quindi questo me lo vado un attimo a ricopiare tutto anche perché al numeratore avremo tutto il secondo membro uguale proprio a come l'avevamo scritto prima e al denominatore andremo a dividerlo semplicemente per la massa 2 se andiamo a sostituire tutti i dati che noi abbiamo all'interno di questa formula otterremo che l'accelerazione 2 è di 0,65 m fratto secondo al quadrato. Ovviamente affinché il nostro oggetto si stia muovendo, l'accelerazione 2 deve essere positiva, proprio perché questo è come se fosse il nostro termine propulsivo che deve essere dominante rispetto a quello resistente. Quindi deve essere sicuramente maggiore rispetto a diciamo quell'accelerazione che mi farà rallentare il mio oggetto. Ora però passiamo alla velocità v1 del corpo. Quindi il corpo 1 possiamo andare a ricavare la velocità tramite questa equazione, ovvero v1 sarà uguale alla velocità iniziale del corpo più a1 per t. Il corpo però si ferma quando a1 per t1 risulta essere proprio uguale a meno v con 0. A questo punto possiamo ricavarci t1 quindi sarà proprio di 0,46 secondi. Possiamo vedere anche lo spazio percorso: ovvero x1 sarà uguale a v0 per t più un mezzo a 1 per t1 al quadrato. E anche qua andiamo a sostituire tutti i dati e otterremo proprio 0,76 metri. La piastra su cui striscia si muove nella stessa direzione. Invece percorrerà un tratto diverso, ovvero x2, dove però questo termine sarà nullo e lo possiamo scrivere direttamente come un mezzo a 2 per t1 al quadrato, ovvero 0,07 metri. Con anche una velocità, qualora noi volessimo calcolare anche la velocità 2, che lo possiamo fare direttamente come prodotto tra l'accelerazione e il tempo, che sarà di 0,3 metri fratto secondo. Il corpo 1 quindi possiamo dire che rispetto alla piastra percorrerà proprio un tratto, ad esempio noi lo possiamo scrivere come DS, quindi come una differenza, infatti andremo a scrivere proprio x1 x2 che sarà di 0,69 metri. A questo punto possiamo rifarci nuovamente all'equazione della dinamica ma in questo caso nella piastra 2 quando il corpo si è restato. E lo possiamo scrivere come m1 più m2 per a2, che sarà uguale a meno il coefficiente di attrito 2 per m2 più m1 tutto per g. Dove le masse le possiamo anche semplificare, dove ci possiamo andare a ricavare l'accelerazione, che sarà meno il coefficiente di attrito 2 per g. Il coefficiente di attrito 2 era 0,2. 9,81 metri fratto secondo al quadrato, col meno davanti, e otteniamo meno 1,96 metri fratto secondo al quadrato. Questo corpo si fermerà quando abbiamo quest'altra situazione, come avevamo fatto prima, ovvero che l'accelerazione 2t2 più v2 risulta essere uguale a 0. Quindi ci andiamo a ricavare anche in questo caso il tempo, che sarà di 0,154 secondi. In totale, per concludere questo video, possiamo dire che la piastra compirà in totale un tratto di, lo chiamiamo x3, come ds, più v2t2, più un mezzo a2' che abbiamo calcolato per t2 al quadrato. Abbiamo tutti i dati, semplicemente li andiamo a sostituire e otteniamo 0,092 metri. Questa è la distanza totale, quindi il tratto totale che avrà compiuto la nostra piastra. Passiamo a un altro esercizio. Allora, questo dice di trovare le tensioni nel cavo che viene mostrato in figura e la reazione vincolare della trave. Trascurare la massa della trave di legno e ci dice che anche il sistema è in equilibrio statico. Allora, innanzitutto andiamo a disegnare le tensioni con le relative direzioni. Quindi quella del cavo la possiamo andare a scrivere in questo modo. Questa andremo a scrivere che ad esempio è la tensione T3. Poi abbiamo quest'altra del cavo che invece avrà un'altra direzione: ovvero avrà direzione in questo verso, che sarà la tensione T2. Poi abbiamo l'ultima tensione che avrà quest'altro verso. E noi la scriveremo come T1. Allora, qualora noi avessimo sbagliato il verso delle tensioni, il risultato finale ci uscirà con il segno negativo. E quindi voi andate a cambiare semplicemente il, la direzione delle nostre tensioni. Quello che dobbiamo fare però è scomporre nella direzione orizzontale le forze totali. Ovvero abbiamo che T2, quindi la tensione T2 per il coseno di 2θ meno la tensione t1 per il coseno di teta sarà uguale a 0. Teta ce l'abbiamo, quindi andiamo a fare il coseno di 2 teta e il coseno di teta e t2 lo possiamo anche scrivere come 1,22t1. Ho semplicemente portato, anzi facciamo proprio questo passaggio in più, ho semplicemente fatto che t2 è uguale a t1 coseno di teta fratto coseno di 2 teta da cui ho ricavato appunto 1,2 facendo il rapporto tra questi due coseni. Invece nella direzione verticale, quindi quando andiamo a valutare T3, dobbiamo scrivere, allora T2 per il seno di 2 θ, poi meno T1 per il seno di θ, meno T 3, che sarà uguale a 0. Al tempo stesso però la tensione T3, noi possiamo vedere che è semplicemente una forza-peso. Infatti, possiamo scrivere che T3 è uguale a m per g. Quindi prendiamo questa nostra equazione e andiamo a scriverla tutta in funzione di T1. Ovvero, T2 lo scriviamo come 1,22 per T1 per il seno di 2θ meno T1 seno di teta meno T3 che avevamo detto essere proprio m per g uguale 0. A noi serve, siccome appunto è tutto in funzione di T1, serve ricavare proprio T1. Quindi andiamo a fare T1, lo mettiamo in evidenza, quindi 1,22 per il seno di 2 teta meno il seno di teta uguale m per g. Io voglio T1, quindi abbiamo m per g al numeratore sotto 1,22 il seno di 2 teta meno seno di teta. Abbiamo tutto, andiamo a sostituire e troviamo che. La tensione 1 è proprio di 2,2 per 10 alla quarta newton. Avendo T1 lo andiamo a sostituire nella formula del T2, ovvero andiamo a fare che quindi T2 sarà 1,22 per 2,2 per 10 alla quarta. Infatti otteniamo 2,7 per 10 alla quarta newton. Stessa cosa lo facciamo anche con T3, dove però noi avevamo già che era proprio m per g, la massa ce l'abbiamo, la g è sempre un numero fisso e quindi 9,8 per 10 alla terza newton. Quindi abbiamo fatto 1000 kg che era la massa iniziale per 9,81 m sul secondo al quadrato e otteniamo proprio 9,8 per 10 alla terza. Concludiamo il video con un ultimo esercizio. Allora un'automobile di massa m accelera da fermo. Su di essa agisce una forza data da F uguale F con 0 meno K per T, dove T è il tempo dopo la partenza, e dice di trovare la velocità e lo spazio percorso trascorso un tempo D con T. Integrando nel tempo l'equazione del moto, possiamo scrivere M d con V fratto D con T, che è uguale a F con 0 meno K per T dove però dobbiamo imporre la condizione che t è uguale a 0 e v è uguale a 0. Quindi v con t è uguale a f 0 fratto m per t meno k fratto 2m per t al quadrato. Quindi la velocità, dopo un tempo che lui ha detto essere d con t, sarà uguale proprio a 10 metri fratto secondi. Tanto abbiamo tutto, quindi F con 0 l'abbiamo sostituito, la massa l'abbiamo sostituito, il tempo è proprio questo 10 secondi, il K è 60 newton su metri e abbiamo trovato che la velocità dopo un tempo di T sarà proprio di 10 metri al secondo. Qualora invece noi volessimo anche lo spazio che ci è stato chiesto, quindi lo spazio S di T è uguale a F con 0 fratto 2m per T al quadrato meno K fratto 6m per T al cubo. Anche in questo caso, quindi lo spazio però valutato in D con T sarà uguale proprio a 55 metri. Quindi al posto di T noi andiamo a mettere proprio D con T. La F con 0 ce l'abbiamo, la massa pure, il K pure. Andiamo tutto a sostituire all'interno di questa formula. E quindi lo spazio che c'era stato chiesto è proprio di 55 metri. Bene, quindi con questo esercizio per oggi terminiamo. Io spero che sia tutto chiaro e che questo video vi sia piaciuto. Se così non mi dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale se siete nuovi. Noi poi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo argomento. Ciao!